la RAI non può permettersi di avere un consiglio di amministrazione nominato con la legge Gasparri. Credo che oggi la RAI sia sostanzialmente da riformare radicalmente. Siete tra i non molti che hanno capito che la questione del conflitto di interesse, della libertà della comunicazione è vitale per la democrazia. Che cosa pensiamo? Noi pensiamo, abbiamo detto tante volte, che la RAI vada liberata dal controllo dei partiti. Il vero problema del servizio pubblico in questo momento è quello di tirare fuori i partiti. In questi anni la RAI è stata umiliata dall'occupazione selvaggia. La RAI è in una condizione molto grave. La RAI rappresenta in qualche modo, nella sua dimensione di servizio pubblico, un bene di tutti. La RAI ha bisogno di una riforma profonda. La RAI non è un oggetto di laboratorio, oggi è un bene comune da tutelare. Nel sistema attuale la RAI è anche una televisione commerciale. È evidente che il dominio partitico non è desiderabile perché ha portato fatalmente, non per incidente, ma fatalmente allo stato deplorevole in cui la RAI si trova. Con tutta evidenza la RAI così com'è non regge. Il problema è che stiamo rappresentando non gli interessi della società, ma i propri interessi. Noi chiediamo a tutti i partiti di presentare in campagna elettorale una loro proposta di riforma della governance della RAI. In Italia bisogna intervenire sul macigno del conflitto di interessi e bisogna intervenire sulla legge Gasparri. Ha in modo particolare messo in evidenza il declino della RAI come servizio pubblico. Un problema, quello del servizio pubblico, che non possiamo delegarlo all'altri. L'unica resistenza possibile è quella di una pubblica opinione informata. Avere un cattivo sistema di comunicazione pubblica significa avere un cattivo sistema di comunicazione in generale. Scassinare la roccaforte dei partiti in Viale Mazzini. La RAI è dei cittadini. Cercando di uscire da questa impasse di una RAI ostaggio della politica. C'è un soggetto che è stato completamente escluso da tutto il dibattito che riguarda il sistema radiotelevisivo, che è l'utente. Credo che si debba riformare la governance della RAI. La mia convinzione è che il servizio pubblico è stato ucciso, o perlomeno ferito gravemente, dalla dottrina della privatizzazione. Continuiamo ostinatamente a credere che il servizio pubblico radiotelevisivo sia uno strumento essenziale di democrazia. Fin qui noi abbiamo pagato attraverso il canone una RAI che non ha risposto ai nostri bisogni. È paradossale che oggi la RAI risponda al Ministero del Tesoro e non risponde ai cittadini. Io credo che oggi sia arrivato il momento di restituire il valore di servizio pubblico al 100% a tutti i prodotti RAI. La RAI è un servizio pubblico? Io rispondo oggi assolutamente no. Non ci può essere democrazia senza una buona informazione. La strada che viene suggerita da coloro che hanno preso queste iniziative è la strada che io ritengo più giusta, più valida e soprattutto più europea. Meritorie tutte queste attività, perché fino ad oggi c'è stata poca informazione sulla vera natura di questi mezzi e su chi ne approfitta per non formare, ma per disinformare e deformare l'opinione pubblica.